ogni asteroide racconta una storia. Bennu potrebbe rivelare quella dell'arrivo della vita sulla Terra. A studiare questo corpo celeste del diametro di circa 500 metri è la missione della NASA OSIRIS-REx, da cui sono appena arrivati i primi dati resi noti attraverso la pubblicazione di 7 articoli su riviste del gruppo Nature. Presentano almeno 3 novità, tutte importanti. Ne abbiamo parlato con John Robert Brucato, esobiologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Firenze, che partecipa alla missione statunitense come co-investigator insieme ad altri due italiani, Elisabetta Dotto e Maurizio Paiola. Prima scoperta: su Bennu c'è una grandissima quantità di minerali idrati, cioè che hanno subito un'alterazione grazie all'acqua liquida, che doveva quindi essere presente o su Bennu stesso o sul genitore da cui si è originato. Ci si aspettava qualcosa di simile, ma non in misura così abbondante. Non solo, è stata rilevata la presenza di materiale carbonoso antichissimo. Agli asteroidi come Bennu viene quindi attribuito il ruolo di veicolo di mattoni organici fondamentali alla vita sulla Terra. Seconda scoperta, sulla superficie di Bennu c'è magnetite, testimone di processi e trasformazioni dovute alla presenza di ossido di ferro e acqua. Terza scoperta, infine, l'asteroide rilascia particelle. Vengono letteralmente lanciate nello spazio, alcune vanno via, altre ricadono sulla sua superficie. È la prima volta che si osserva un fenomeno simile e ancora non se ne capisce il meccanismo. Probabilmente è dovuto all'escursione termica. OSIRIS-REx orbita intorno a Bennu, che si è formato dall'impatto di un genitore che si trovava nella fascia tra Marte e Giove, e che dopo una serie di altri impatti e di moti gravitazionali si è spostato vicino a noi, arrivando ad orbitare intorno al Sole e intercettando l'orbita terrestre. Potrebbe essere stato quindi un asteroide come Bennu a portare quei mattoni organici fondamentali sul nostro pianeta, che poi combinandosi hanno dato origine alla vita. Studiare questi corpi significa studiare un po' quella che è il DNA del nostro sistema solare, cioè loro raccolgono le informazioni di tutta la nostra storia, cioè da quando il nostro sistema solare si è formato fino ad oggi. Quindi praticamente riuscire a decifrare queste informazioni che sono contenute è una cosa molto importante. Perché contengono queste informazioni che diciamo in maniera inalterata sono state mantenute durante tutti questi miliardi di anni? Perché questi corpi hanno subito poche alterazioni da quando si sono formati. Mentre la Terra o i pianeti, a causa dell'attività geologica, hanno riprocessato, ritrasformato continuamente il materiale da cui si sono formati, questi corpi in realtà appunto hanno modificato molto poco, lievemente, questo materiale. Quindi studiare questo materiale, uno può ripercorrere un po' tutta la storia della formazione del nostro sistema solare, quindi dalla nebulosa da cui si è formato fino ai giorni nostri. Corpi come questo sono cascati sulla Terra nei primi 500 milioni di anni, quando la Terra si è formata, e portando acqua e materia organica. Cioè la Terra si è formata in una zona arida, quando la Terra si è formata non era presente l'acqua sulla superficie terrestre. Quest'acqua è stata portata da asteroidi o da comete. In realtà oggi noi sappiamo che c'è una corrispondenza diretta con gli asteroidi. Uno potrebbe pensare appunto alle comete, che sono oggetti ghiacciati ricchi di acqua, ad essere responsabili di aver portato l'acqua sulla Terra. In realtà sono gli asteroidi. Quindi questi corpi sono importanti proprio per questo, perché hanno portato l'acqua. E infatti OSIRIS-REx sta vedendo che c'è una grandissima quantità di minerali idrati. Adesso inizia la fase di analisi dettagliata. La sonda si avvicina a distanze molto piccole e fa un'analisi molto accurata di ciò che vede. Prossimo grande obiettivo, a metà 2020, OSIRIS-REx preleverà dei campioni dell'asteroide grazie a un braccio robotico.